Bernardo Pessagno è il neo presidente di Ascom Chiavari, albergatore e da moltissimi anni presente qui sul territorio. Signor Pessagno, da quanti anni lei è nel commercio in qualche modo? Nel commercio dal 75. Quindi una lunga esperienza, e quindi rispecchia un po' questa città dove chiaramente il commercio è sempre stato molto rappresentato. Sì, assolutamente, cioè è l'anima, direi che è l'anima, il cuore pulsante della città. Potremmo dire che potrebbe essere un comparto fondamentale dell'economia di Chiavari, il commercio? Ci può andare molto vicino. Ecco, parlando di commercio, lei come vede Chiavari? Mi faccia una foto. La foto di Chiavari è una città, ripeto, tessuto commerciale, ovviamente negli anni e nel tempo si è indebolito e è molto più fragile in alcuni casi per vari motivi congiunturali che sicuramente si possono estendere anche a altre città e altri centri. Resta comunque un cuore, un'anima commerciale. È una città di commercio che è sempre stata il naturale sbocco per gli acquisti importanti delle valli e anche delle cittadine limitrofe. Ecco, per quanto riguarda il commercio è lentamente cambiato, con l'avvento dei centri commerciali e un po' perché gli ultimi 2 anni sono stati penalizzati dal Covid e adesso la guerra. Com'è la situazione a Chiavari del commercio? La situazione a Chiavari ora è in leggera ripresa per quello che riguarda ovviamente il riavvio del post-Covid e si sta tentando di tornare a una normalità. Normalità si intende pre-Covid. Però comunque la situazione pre-Covid necessitava di interventi, di aiuti e di, ovviamente di collaborazione da parte di tutte le parti delle parti sociali e dell'amministrazione per far sì che possa riprendere appieno. Ecco, il commercio di Chiavari ha comunque delle fondamenta molto profonde e molto lontane. Come ne è uscito da questo periodo di crisi? Ma ne è uscito intanto. Le botteghe storiche, per dire, sono già testimonianze che hanno sopravvissuto a varie intemperie o comunque momenti di crisi. E per quello che riguarda il resto, il negoziante chiavarese è pratico, è esperto, e tanti sono frutto del lavoro di generazioni e quindi l'esperienza gli ha consentito di barcamenarsi in questo alto mare e quindi di portare in porto comunque sia l'attività. Anche se comunque ci sono stati dei morti, dei feriti, ma anche dei morti, delle chiusure eccellenti o comunque dei ridimensionamenti. Quindi parlando di una ripartenza, quali sono le necessità in questo momento del tessuto commerciale di Chiavari, considerando anche quello ricettivo che lei ha rappresentato già nel tempo? Il centro storico è comunque un fulcro di attrazione e ha un appeal sia, ripeto, per il locale, sia per il cittadino, l'ospite o il potenziale cliente dell'invito, sia per il turista occasionale o sostanziale che sia. Quindi va assolutamente tutelato dal punto di vista strutturale, architettonico, per quello che riguarda la bellezza naturale che è, quindi, e poi va tutelato dal punto di vista di adottare dei regolamenti, tutto quello che possa prevedere ed aiutare. Preservando ovviamente le attività esistenti, evitando che vengano mano a mano inquinate con attività non propriamente facente parte di quello che è ormai lo storico. In questo momento preelettorale dove si sta rinnovando l'amministrazione, voi avete incontrato come categoria i vari candidati. Quali sono state le richieste che avete posto loro e che tipo di risposte ne avete avuto? Noi abbiamo posto una serie di quesiti a tutti i candidati di quella misura, con le stesse, e tutti ci hanno risposto secondo quello che era il loro programma, comunque promettendosi di integrare il loro programma in caso di elezione e venendo incontro alle nostre esigenze, quindi le hanno accolte sulla carta, diciamo benevolmente, tutela il centro storico, migliorare la connessione tra il mare e il centro, in quanto la città è tagliata in due dalla ferrovia e a questo punto ha bisogno comunque di agevolare il flusso delle persone, migliorare quello che è per la parte viabilità e di accesso al mare, ad esempio nel caso specifico per i battelli turistici, quindi possibilità di, al momento un pullman non è in grado di arrivare e portare dei turisti con possibilità delle partenze dei battelli,
le fermate ferroviarie sono sempre più rare, continuano a cancellarne regolarmente tutti i treni a grande percorrenza, le fermate importanti sono tutte eliminate, stanno saltando tutte, specialmente dalle regioni che sono il nostro bacino di utenza principale, sia per le seconde case che per la parte certo. turismo. E quindi bisogna fare un lavoro, vediamo di fare un lavoro con Trenitalia o con chi.